la formazione della un buon pomeriggio da Valerio Fagiolli e benvenuti allo stadio Alberto Tommolini di Martinsicuro, dodicesima giornata del campionato di promozione Marche Girone B. Scendono in campo l'Atletico Centobucchi, che vuole dare continuità ai propri risultati positivi, dall'altra parte il Monticelli, che non arriva da un bellissimo periodo ma che vuole invertire la rotta già da oggi. Stacchiotti, lancio in profondità che viene respinto, poi Veccia scambia con Napolano, largo a destra, poi viene servito degli compagni che può andare al cross, lo fa, il cross arriva per Picciola, colpo di testa, poi Napolano per Galli, il palo e poi Dientino vede respingersi un'altra conclusione, alla fine c'è il fallo. Occhio al lancio in profondità per Vespa, temporeggiato da Stacchiotti, poi arriva Pietro Paolo, fallo del numero 8 biancazzurro, sarà calcio di punizione e cartellino giallo proprio per l'8 biancazzurro. Due sul punto di battuta per il Monticelli, attenzione perché parte Aloisi direttamente in porta, la deviazione di Tamburini, ma il pallone finisce dentro ed è 1-0 per il Monticelli. Veccia, la sponda di Galli per l'inserimento di Picciola che viene atterrato ed è calcio di rigore, c'è subito l'opportunità per i biancazzurri di riacciuffare il risultato, sarà penalty. Parte Napolano con il destro, Melillo e poi Stacchiotti, tiro alto, il risultato che rimane fermo sullo 0-1. Attenzione a Raffaello che recupera il pallone, il tiro di Raffaello da centrocampo, Tamburini respinge sopra la traversa e mette in angolo degli compagni, cross per Liberati, il colpo di testa si abbassa troppo tardi e finisce sul fondo. Ultimo minuto di gioco, attenzione a Picciola che allarga sulla destra per Zadro, il cross in mezzo sul secondo palo dove c'è Napolano a puntare il suo diretto avversario, ancora Napolano, Napolano, cross in mezzo per Picciola, il palo, occasionissima qui per l'Atletico. Occhio la ripartenza del Monticelli, il sinistro che finisce fuori ma arriva il triplice fischio dell'arbitro.